Bene, benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, oggi siamo qua perché, cari miei, voglio iniziare una nuova serie. Una serie che in realtà ho deciso di fare tipo 5 minuti fa. Benvenuti quindi in questo recap di gennaio 2022. Piccolo assunto della serie: in pratica ogni mese farò un video dove vi racconto di quello che è successo proprio all'interno del mese stesso. Gennaio 2022 è iniziato bene, finito normale, ma quello che mi ha sorpreso di più è la velocità con il quale questo mese è passato. Cioè, in un attimo, pum pum pum, fine, primo febbraio Sanremo. Ok, ho iniziato l'anno in Lombardia da Vicky, tutto bene in realtà, andati a Milano, andati a Como. Il primo gennaio sono andati a Como, o era il 2? No, è il 2 gennaio sono andati, fantastico, molto bello. Ho iniziato l'anno nella baldoria più totale, anche se devo dire che non appena sono tornato a casa, da lì fino a tipo ieri, ho studiato come un caimano assoluto. Quindi sì, se devo riassumere questo mese ve lo dico con una sola parola: studio. Se ne devo aggiungere un'altra, però ci aggiungo anche confusione, perché va bene, scolasticamente parlando è andato davvero davvero tutto bene. Ho preso voti molto belli, ho concluso questo primo quadrimestre in realtà in maniera decisamente ottima, ma ancora non so qualcosa, quindi ve lo dirò anche questo più avanti. Il problema legato alla confusione invece è stato abbastanza persistente, perché ci sono state milioni di variabili che purtroppo mi hanno mandato in pappa più volte. Probabilmente lo studio non ha aiutato. Per la prima volta dopo tanto tempo, avendo preso consapevolezza di TikTok, cioè della parte attualmente social di me, perché non ho fatto nient'altro se non TikTok, per questa volta i problemi sono stati nella parte più reale, più attaccata alla realtà, in cui mi sono trovato sostanzialmente novità addosso. Innanzitutto, non so se qualcuno l'aveva notata, ho preso questa bella signorina. No, io non la so suonare la chitarra, però voglio imparare. Diciamo che per questo 2022 mi sono messo in testa pure questo. Per il resto ho iniziato a prendere un pochino consapevolezza dei miei tanti obiettivi di questo 2022, ne ho aggiunti molti rispetto a quelli che vi ho detto. Ma il fatto che siamo già al 31 gennaio ed è finito il mese mi fa pensare a come non abbia realizzato nulla di tutto questo. Mancano già 11 mesi e mi sento come se qualcuno mi stesse correndo dietro. Questo mi fa capire che non ho iniziato col piede giusto. Vorrei davvero che questo 2022 fosse l'anno perfetto, quasi l'anno giusto per qualcosa che in realtà non so. E tra l'altro mancano tipo 23 giorni al mio compleanno, faccio 18 anni, è importante. E anche questo mi manda in disordine, perché io non sono il tipo da 18 anni centro dell'attenzione. No, io sono il tipo che li farebbe come tutti i giorni normali della sua vita, con qualcosa in più, dai, mettiamocelo, sono un po' triste. Però sì, confusione, un mix tra devo soddisfare gli altri, ma devo soddisfare me stesso perché è più importante, facciamo entrambi, ma in realtà non va bene ed è un problema. Negli ultimi giorni però ho fatto un passo importante, cioè ho avuto la consapevolezza del fatto che sì, io sto ignorando tante cose. Mi reputo una persona curiosa, interessata alle varie vicende, ma nel momento in cui deve informarsi per davvero fa un passo sbagliato, abbastanza sbagliato, un po' grave, che è quello del rimanere fermo immobile nella sua comfort zone, stabilità. Ci sono tante cose che in realtà già posseggo e già potrei ampliare, ma non lo faccio per semplice mancanza di voglia, probabilmente. Su questo ci metto anche cose che potrei fare con la mia ragazza, anzi per la mia ragazza, che purtroppo non faccio, non lo so, è una strana condizione. Quindi sì, gennaio di confusione e dubbi, che spero di chiarire al meglio questo febbraio. E cosa mi aspetto da questo mese? Sinceramente non lo so, belle canzoni di Sanremo, non dico nient'altro perché in realtà ho voglia di far 18 anni ma allo stesso tempo paura un po' per il discorso che vi ho detto prima. Stavo ragionando sul fatto che forse l'unica motivazione per il quale ho voglia di fare 18 anni è per tipo le carte fedeltà che puoi fare solo se sei maggiorenne, cioè capite il motivo? È assurdo. Non ne trovo tanti altri, perché se li trovo mi sento quasi obbligato da qualche forza esterna, non lo so, perde di piacere tutto ciò. E niente, sono strano, molto complessato ultimamente, sì. Ma passerà, dicevano, sì, deve passare, ma allo stesso tempo devo iniziare a
a produrre quest'anno, perché sto producendo solo scolasticamente parlando, per il resto sono in bomba totale. Va bene, dai, ci vediamo a febbraio, ciao.